Un giorno importante per Reggio Calabria, perché? Perché a 7 mesi dall'approvazione della manovra di bilancio, che aveva destinato 25 milioni a questo aeroporto, il CIPE a fine luglio ha sbloccato i fondi e siamo in grado di poterli utilizzare, grazie anche al ministro Lezzi che con noi si è occupato di trovare le risorse. È un giorno importante perché Reggio Calabria, l'aeroporto, ha dei progetti molto significativi e possiamo dirci che la manutenzione è la vera grande opera di questo paese, progetti di ristrutturazione, rifacimento, messa in sicurezza, tutto questo molto importante nell'ottica di una città che può così riaprire una grande porta sul mondo. Lei si occupa di enti locali, per Reggio ha fatto tantissimo, prima l'intervento contro il predissesto e poi adesso l'aeroporto. Beh sì, perché la connessione tra pubblico e privato è, penso, la ricetta migliore. Questa partnership va tutelata, va in qualche modo costruita, quindi i cittadini sono al centro di tutto questo e per garantirgli dei servizi, i servizi essenziali, è necessario uno sforzo sia da parte di chi sta nelle istituzioni, che non deve far male altrimenti fa male ai cittadini, e dall'altro tutto il mondo industriale che si deve concentrare in una politica appunto di partnership. Questo è centrale per questo governo.